che sotto la guida del professor Tedeschi e del professor Valentini ho sviluppato una metodologia per l'analisi del gesto sportivo del karate. Successivamente questa metodologia è stata applicata su atleti di elite della nazionale italiana di karate. Per entrare nel tecnico della tesi, vorrei mostrarvi un attimo quali sono i gesti tipici del karate sportivo. In particolare questo video che adesso andremo a vedere è stato realizzato durante i mondiali di Parigi 2012. Possiamo vedere che le tecniche tipiche del karate coinvolgono sia tecniche di braccia che di gambe, spesso anche in appoggio monopodalico. Inoltre diciamo, il target è quello di effettuare tecniche ad altissima velocità. In questo sport però non è previsto il KO, quindi lo scopo è dimostrare che la tecnica è molto veloce e quindi anche letale, senza però danneggiare la forza. Il nostro obiettivo è quello di migliorare l'esecuzione di questi gesti veloci e complessi passando attraverso la valutazione quantitativa dell'efficacia della tecnica. Inoltre miriamo a rivedere e ottimizzare i gesti e identificare, grazie alla nostra collaborazione con questi atleti di altissimo livello, dei veri e propri modelli di prestazione. Per poter giudicare una tecnica ovviamente serve un parametro e il più indicato a questo scopo ci è parso essere l'energia cinetica. Perché? Essa, oltre a tener conto della velocità lineare e angolare, tiene conto anche di massa e momenti di inerzia. Ciò significa che noi possiamo giudicare in maniera oggettiva atleti con corporature molto differenti, come ad esempio in questa foto. Per poter acquisire il movimento serve un sistema di motion capture. Il nostro in particolare è costituito da 8 videocamere ad infrarossi e ad alta frequenza, che vengono disposte come in questo schema, quindi su due livelli e agli angoli di un quadrato. Queste videocamere che adesso usate devono essere calibrate. Per poter acquisire il moto serve anche un kit di marker riflettenti che vengono applicati sul corpo dell'atleta. Nel nostro caso sono 34 punti. Prima di poter acquisire il gesto sportivo, inoltre occorre fare una calibrazione, prendere le misure del corpo dell'atleta, tramite una cosa particolare che è chiamata massa AT, che è quella che pubblico in questa fotografia. Questo è lo schema del flusso dei dati a partire dal motion capture, da cui escono fuori le coordinate dei marker in funzione del tempo. Queste coordinate vengono importate nel nostro software Virtual Sensei e inserendo anche il peso, l'altezza e il sesso dell'atleta abbiamo in uscita i dati cinematici e cinetici del moto dell'atleta. Inoltre abbiamo in output anche un'animazione in 3D di uno scheletro che mima il movimento dell'atleta. Andando un po' più nello specifico, vediamo come è fatto all'interno, quali sono i blocchi funzionali di Virtual Sensei. Innanzitutto abbiamo creato un modello multibody del corpo umano che in questo caso è costituito da 15 corpi rigidi. Ovviamente l'ipotesi di rigidità è solo un'ipotesi, non è realmente rispettata perché i marker applicati sul corpo dell'atleta risentono della elasticità della pelle. Di conseguenza le distanze mutue tra i vari marker non sono costanti nel tempo. Per questo motivo, ai fini di calcolare le matrici di rotazione dei vari corpi rigidi, dobbiamo tener conto di questo errore introdotto dai marker e quindi usare un algoritmo che ci permettesse ugualmente di calcolare queste matrici di rotazione. L'algoritmo prescelto è stato sviluppato da Gupta e da Canonta e modificato da noi perché in origine supportava soltanto corpi fatti da 4 marker, mentre nel nostro caso ne abbiamo alcuni fatti da 3 marker. Inoltre, per poter calcolare le masse e i momenti di inerzia, servono delle tabelle antropometriche, le quali, inserendo appunto il peso, altezza e sesso, permettono di ricavare le masse, le lunghezze e i momenti di inerzia di vari corpi rigidi, di varie parti del corpo. Altri algoritmi più comuni inseriti nel nostro software sono i parametri di Olero, che servono per calcolare le velocità angolari dei vari corpi rigidi, la norma di un vettore, che serve per calcolare la velocità lineare dei vari corpi, ovviamente l'energia cinetica, la media pesata che serve per calcolare la posizione istantanea del baricentro e il teorema dei mozzi che ci è servito per calcolare la posizione istantanea dell'asse di rotazione del bacino, che vedremo dopo essere molto importante ai nostri fini. Quindi in sostanza in uscita abbiamo le posizioni dei vari corpi rigidi e i loro orientamenti, le velocità lineari e angolari, i parametri antropometrici, l'energia cinetica traslazionale, rotazionale e totale per tutti i vari corpi rigidi. Poi per l'intero corpo umano abbiamo sempre l'energia cinetica nelle sue varie componenti, la posizione del centro di massa, l'asse di rotazione del bacino e l'animazione in 3D del manico dello scheletro. Questo è un esempio dello scheletro appunto che viene esportato al software. E in particolare vorrei sottolineare il fatto che è possibile anche visualizzare appunto il baricentro e la sua proiezione a terra, cosa molto interessante quando si studiano tecniche in appoggio monopodalico come appunto un calcio. Adesso diamo un esempio di applicazione su un atleta della nazionale italiana. In particolare abbiamo voluto vedere l'influenza che ha la testa di un colpitore soffice quando l'atleta esegue una tecnica di cosiddetto yatotsuki, che è il pugno eseguito col braccio opposto alla gamba anteriore. In questo video
che apprende partita, vediamo l'atleta che esegue la tecnica con il colpitore. Quello che mi preme sottolineare è il movimento che fa il bacino. Infatti vediamo che inizialmente il bacino, l'anca è aperta, come si dice in gergo, mentre quando dopo la tecnica viene conclusa, l'anca è chiusa. I risultati sono stati, diciamo, la nostra attenzione è stata focalizzata su tre parametri in particolare, ovvero l'energia cinetica di tutto il corpo, calcolata come media dei picchi di energia cinetica su un'intera serie di pugni, la velocità del pugno e la velocità angolare del bacino. In questo caso abbiamo confrontato appunto i risultati senza colpitore e con il colpitore. Quello che è emerso è che con il colpitore l'atleta sviluppa circa un 9% in più di energia cinetica. Questo probabilmente è imputabile al fatto che l'atleta, avendo un bersaglio fisico davanti da colpire, è più stimolato a dare il massimo e quindi a sviluppare maggiore energia cinetica. La velocità del pugno è risultata grosso modo uguale, così come la velocità angolare del bacino, che però è risultata ottimizzata. Infatti, se vediamo i grafici della velocità angolare, quella a sinistra senza colpitore e quella a destra con il colpitore, vediamo che in entrambi c'è un picco di velocità angolare positiva che corrisponde proprio a quel movimento che avete visto prima, cioè da anca aperta a anca chiusa. Che succede? Senza il colpitore, però, c'è anche un movimento dovuto all'inerzia, cioè l'atleta supera la posizione ottimale di anca chiusa, va leggermente oltre e deve compensare, cioè tornare indietro, e per questo si vede quel segnale che oscilla prima di stabilizzarsi. Invece nel caso di un colpitore noi abbiamo messo un vincolo all'atleta, pertanto lui non va oltre e quindi elimina una fase del movimento che al fine della tecnica è totalmente inutile. Fino adesso abbiamo parlato di atleti elite, però il nostro scopo era quello di rivolgerci a un pubblico che fosse anche più ampio. Per fare questo abbiamo dovuto soddisfare alcuni vincoli, ovvero dare una versione del nostro software che fosse anche economica sia dal punto di vista dell'hardware e del software, che fosse user friendly, cioè semplice da usare, rapida, quindi con tempi di setup, calibrazione e elaborazione brevi, e utilizzabili in contesti diversi, quindi palestra, laboratorio, casa. La risposta a questi requisiti si chiama Virtual Sensei Lite. Questa è una versione del nostro software più semplice, che si può scaricare gratis dal nostro sito, e che si basa su un sistema di acquisizione che è il Microsoft Kinect, che è un sensore sviluppato da Microsoft, inizialmente per i videogiochi. Questo sensore permette di acquisire il movimento e quindi permettendo di giocare con la console senza dover usare un joystick o una tastiera. I vantaggi di questo sensore sono innanzitutto che è distribuito in tutto il mondo, quindi ben si adatta a un software che si può scaricare da un sito. È low cost, costa circa 100 euro, è monocamera, cioè ne basta soltanto uno per acquisire il modo contro le 8 videocamere del sistema motion capture, non richiede marker sul corpo e non richiede calibrazione. I limiti ovviamente sono che è meno accurato, meno affidabile nel tracciare il movimento, in quanto risente molto delle occlusioni, cioè di quando due arti del corpo sono molto vicini o sono sovrapposti. Come funziona? Il Kinect emette tramite un emettitore infrarosso un fascio di luce che viene, diciamo, una sorta di griglia di punti che viene proiettata sulla scena. Questa griglia di punti infrarossi, quindi non visibile a occhio nudo, viene retta dal sensore infrarossi e in questa maniera il sensore decodifica la profondità della scena che ha davanti, quindi è come un sensore 3D. Successivamente dalla mappa 3D creata, che potete vedere in questo riquadro qui, viene, diciamo, interpretata tramite i principi del machine learning, che significa che il sensore, nelle librerie che lo gestiscono, sono state addestrate a confrontare in maniera velocissima tantissime posture standard del corpo e a confrontarle con quella letta in quell'istante. Da questo confronto emerge la postura corretta, che viene appunto decodificata e da cui vengono estratte le coordinate di 15 giunti che rappresentano lo scheletro, lo scheletro che rappresenta il corpo umano. Questo è lo schema di come funziona il Virtual Sensei Lite. È molto simile al Virtual Sensei, ma è semplificato, in quanto in input non abbiamo più 15 corpi rigidi, ma abbiamo 15 masse concentrate. Questo significa che non ci serve più analizzare le matrici di rotazione, perché appunto le masse sono concentrate. La parte del calcolo dei parametri antropometrici è identica, non ci saranno più parametri di Euler ovviamente, e neanche il teorema di Mozzi. In uscita avremo gli stessi parametri, senza però l'energia cinetica rotazionale e senza l'asse di rotazione del bacino. Questa è una demo molto breve del software che mostra all'inizio la fase di acquisizione con il Kinect. Vedete che il corpo è ben distinto dallo sfondo, vuol dire che, diciamo, il sensore l'ha riconosciuto e gli ha applicato uno scheletro, che sono quelle righe che vedete, quelle linee che vedete. Questi dati poi vengono elaborati in maniera molto rapida, il tempo qui è reale, diciamo reale, elaborato istantaneamente dal software e viene mostrato un manichino in 3D che replica i gesti dell'atleta
e alcuni parametri che sono l'energia cinetica totale e le velocità lineari di pugni, cioè di mani e piedi. Una testa sul campo che abbiamo fatto di questo software consisteva nel aver reclutato un'intera categoria di atleti giovani poco prima di una gara e avergli fatto eseguire la stessa tecnica di prima, sempre il pugno, senza colpitore, quindi a vuoto, per vedere se esisteva una correlazione, seppur debole, fra risultato in gara e l'energia cinetica sviluppata. Ovviamente i parametri che influiscono sui risultati in gara sono tantissimi, però è interessante notare che, come si vede da questo grafico in cui è riportata le ordinate, l'energia cinetica sulla scissa e la posizione in classifica finale, è interessante vedere appunto che c'è una sorta di correlazione, seppur debole, decrescente dell'energia cinetica dal primo posto in classifica fino all'ultimo. Quindi è vero che c'è una grossa dispersione di dati, ma il motivo è anche che abbiamo fatto purtroppo poche prove, perché i tempi in gara potete capire che sono molto ristretti, però si vede questa correlazione. Inoltre il software ha individuato il vincitore della gara, che è quello che ha sviluppato più energia cinetica di tutti quanti, circa 200 joule. Un'altra applicazione interessante ci arriva dall'Università di Cassino, dall'ingegneria meccanica, dove hanno sviluppato un sistema cosiddetto sit to stand, che permette alle persone disabili di effettuare il cambio di postura da seduti fino agli piedi. Questo sistema è stato realizzato praticamente acquisendo le coordinate di due giunti significativi, che sono quelli delle spalle, con il software Virtual Sensei Light. Come vedete in questa scena c'è l'utente che viene tracciato mentre esegue il cambio di postura con il nostro software. Successivamente, dopo tante prove, è stata calcolata una traiettoria media delle spalle e questa traiettoria è stata utilizzata per progettare un sistema a quadrilatero, che adesso verrà mostrato, e che permette di fare proprio questo cambio di postura. Questo è il sistema e quella è la traiettoria ricavata tramite il nostro software. Quindi, in conclusione, sono stati realizzati due sistemi molto simili come caratteristiche e come, diciamo, obiettivo, perché entrambi permettono di fare analisi quantitative del gesto sportivo molto veloce. Il primo è più adatto per atleti di elite e per, diciamo, analisi molto accurate, quando si ha a disposizione un budget rilevante e più tempo. Il secondo, la versione light, invece, presuppone tempi e un budget molto minore ed è più adatto a un bacino di utenza molto più ampio. Questo è testimoniato dal fatto che da quando abbiamo messo il programma online è stato scaricato da circa 1000 persone nel mondo. Entrambi, come abbiamo visto, sono, diciamo, adatti a varie applicazioni, ad esempio non solo nel settore sportivo ma anche nel domenico. Tra gli sviluppi futuri sicuramente quello di fare altri studi sui dati di elite per confermare i nostri risultati preliminari calcolati finora. Inoltre intendiamo sviluppare un database, quindi un archivio online, con modelli di prestazione, diciamo, tratti dalle tecniche eseguite da questi atleti di altissimo livello. E inoltre, dal punto di vista del software light, intendiamo, diciamo, implementare un tracciamento del corpo umano fatto con più telecamere, quindi con più Kinect, per risolvere il problema delle occlusioni. Infine, intendiamo mantenere la nostra presenza online, come già fatto finora, con il sito Virtual Sensei e sui vari social network. Grazie a tutti per l'attenzione. Allora, hanno sostenuto in data 2 un esame finale laurea magistrale in ingegneria meccanica i signori con i risultati di cui darò le sfide. Alessandro Timmi, 110 su 110 e Londra. Allora, la parte ufficiale è finita, c'è una bella atmosfera allegra, quindi immagino che oggi e nei giorni a seguire si festeggerà, mi sembra che ne abbiate di che motivo. E la riflessione che di solito si fa in questa occasione, che è una riflessione un po' conclusiva, questa volta la vorrei fare sul fatto che questa è una giornata che vi ricorderete sempre. Io sono passati un numero di anni enormi e ancora mi ricordo perfettamente come ero vestito, dov'ero, il discorso che mi hanno fatto, quello che... E anche voi farete questo. E questo avviene perché oggi si compie una trasformazione. Per dirla con delle parole migliori delle mie, vi leggo un pezzo di Conrad.
che dice: si procede eccitati e divertiti, riconoscendo le orme di coloro che ci hanno preceduto, intrecciando la buona e la cattiva sorte, quel pittoresco comune destino che tiene in serbo tante possibilità di successo per chi le merita o forse per chi è fortunato. Sì, si procede, e anche il tempo procede finché non si scorge dinanzi a noi una linea d'ombra che ci avverte che anche la regione della prima giovinezza deve essere lasciata alle spalle.